Perché lui che è 43 serbici, e rieccoci con i nani. Ciao a tutti, ragazzi, sono gli occhi e benvenuti nel mondo fantastico dei nani. Siamo in 11, quasi a metà, per il 12, 12 anni, e sono curiosissimo di sapere chi sarà. E eh, ragazzi, grazie a tutti. Questo qua è il secondo episodio dello stesso giorno, per cui tanti like, per favore. <ride> ragazzi, allora, come promesso, andiamo ad aggiudicare qualche libro. Libro di boscaiolo. Noi abbiamo boscaioli. Boscaiolo. noi abbiamo boscaioli. Non abbiamo boscaioli, ma abbiamo due falegnami: un falegname qua, e un falegname qua. Questo a livello 16 e questo a livello 30, eh, 27. Io lo farei diventare falendiamo e boscaiolo. Vai, usa, usa. Ok. Erano tre i libri del boscaiolo. Ah no, due. Libro del mago. Ora allora abbiamo un bel po' di maghi. Abbiamo due se non sbaglio. Uno. E abbiamo, 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 abbiamo. Un mago che è già a livello 30. Lo portiamo a livello pam, 39. Che poi per il mago non abbiamo nulla ancora da mettere in più Il mugnaio, ora vediamo Lo scalatore, lo scalatore ragazzi è un po' una cagata secondo me Allo scalatore glielo mettiamo mm. Falegname, boscaiolo e scalatore, perché no? Se, no? se no, pescatore, guerriero Pescatore, arciere, falegname, minatore, minatore Io direi che il minatore potrebbe anche essere uno scalatore Perché si arrampica per minare Usa, usa, usa poi il nuotatore lo abbiamo, non abbiamo il nuotatore, ma potremmo avere potremmo avere il eh, pescatore che è anche un ottimo nuotatore. Eh, perché no? Ci rimane il mugnaio, il mugnaio, non abbiamo né cuoco né mugnaio. Dobbiamo aspettare i prossimi nani, ragazzi, i prossimi nani. Uh, sì, questi libri di li terrerei sinceramente. Vediamo un po' se li ha tenuti, lasciati. Ok, fantastico. Poi abbiamo il falegname, ok? Il falegname, eccone uno. Ed ecco il secondo, falendiamo i boscaiolo. Li mettiamo la sega in modo che li aumenta, vedete? Guardate, falendiamo a 27, con la sega va a 35. Poi avevamo il pescatore, questo qua. Ah, pescatore cuoco: è principalmente sul cuoco. Pescatore guerriero: è più sul guerriero. Pescatore nuotatore: abbiamo il, i vermi per il pescatore. Abbiamo altri pescatori. Cacciatore arciere: no. Fantastico! Ragazzi, oggi si può tranquillamente salire di livello. No, uccidi il cavolo Tosa e fammi prendere, fammela prendere. Voglio la pecora. Voglio la pecora. Tosa. Ok, oggi, ragazzi, andiamo a cercare di salire di livello. Ok, proprio si nerda oggi. Dobbiamo completare tutta questa roba. qua Abbiamo un bel po' di, di, di ferro, per cui andiamo a fare le trappole di ferro o le bandiere. Qual è? Where is the problem? Anzi, farei le feritoie di pietra. Vediamo un po'. Eh, Questo elemento raggiunge le pareti degli edifici. Permette ai nani di attaccare da una posizione protetta. Ok, è tipo il muro o la barriera, no? Eh, si fa con la pietra e argilla. Argilla, sì. Per cui con questi potremmo anche. Addirittura farne un po' e salire di livello. Ci manca l'argilla. Che ci manca acqua, che mi ha raccolta un sacco. E terra, ne abbiamo il massimo: 999. Facciamo un bel po' di argilla. Ma te cliccato. Non è che magari ne faccio 18 alla volta, no? Eh, così ne faccio due alla volta. Ok. Eh, andiamo a fare appunto le feritoie. Perché trappole potremmo farne una per sbloccarle. Ma io queste trappole non le sto utilizzando. Le fa due alla volta. Non è che sono chissà che. La bandiera, invece, volevo andare a vedere la bandiera. Ma mi serve il tessuto. Niente, feritoie. Feritoie, ok, guardate questa barretta gialla, ragazzi. Quando arriva fino alla fine, vuol dire che, supera che l'abbiamo superato. Guardate, sale, sale, sale. E no. salirò, no. fino a quando sarò solamente il tuo corpo leggero. Alla raccolta di pietra, ragazzi. Raccolto un sacco di pietra, ma in più. Libro del mugnaio e libro delle Ho abbattuto una montagna. Bene. Ora se ne possono fare tanti, magari completare addirittura. Guardate, una volta che sono pronti, dovremmo salire di era. E, e se era, e se non è, <ride> sarà. E eh, finalmente, finalmente albero tecnologico ecologico. Abbiamo sbloccato solo una cosa, ragazzi: edilizia specialistica, portello di ferro. Porta d'acciaio, protezione di mattoni, finestra sesto acuto, muro di mattoni e questo è bellissimo. Ora vi faccio vedere il muro di mattoni, vorrei fare tutta la, mattone la mattoneria sotto. Perché no? Perché no? È un compito della madonna, però si potrebbe fare. Abbiamo un nuovo compito e i nani hanno fame. Gli diamo da mangiare del pesce, gli diamo da mangiare delle bistecche, gli diamo da mangiare un panino e una torta per il momento. eh? Protezione di mattoni. Una protezione rallenta l'avanzata dei nemici. Mmm, Non è male, eh. Non è male. Ma non abbiamo i mattoni. Ma il mattone ora è fattibile, signori. Con argilla, con dell'acqua e del carbone, perché poi si cuoce il tutto. Vai! E si fa, si fa. Facciamone Inghie no, ci vuole di più, perché poi dobbiamo fare anche le pareti. Ok, 66. No, non mi piace. 69. Eh, 69, sì. Ok, 69. Guardate che è figo il mattone di mattoni. Il mattone il di mattoni. Ne facciamo quattro di questi, mi sale un po'. Non facciamo ne 6 allora. Un po' di questi, poi andiamo a fare. Andiamo a fare il portello di ferro. Che non mi serve a molto. Farei più una porta d'acciaio, quella sì. Una porta d'acciaio, perché no? La metto a sinistra. Vai! Fatta la porta d'acciaio, la mettiamo qua. Ok, perché poi è uguale a questa, vero? Sì. Fantastico, ok mi sto facendo la porta d'acciaio Poi andiamo invece a craftare Questa cosa che è la finestra Serve del vetro eh, Delle assi di legno La finestra è abbastanza figa anche Del legno stesso E ne facciamo ben andiamo Un po' qua il giallo come sale Le facciamo tutte, mancano le assi di legno Qual è il problema? Le mettiamo a fare Quante ne possiamo fare? garçon, garzón Mettiamo la porta. E anzi, vi dirò di più: io andrei a fare due portelli. Perché non farli? Scusa. No, come manca il ferro? Oh, ciabattaladra. Ho trovato nel ferro. Ho trovato nel ferro. Anche se è poco. Oh, un nuovo guardiano. E abbiamo trovato due guardiani. Ragazzi, vi prometto che se mettete tanti like. Nei prossimi episodi andrò a sconfiggere il guardiano. Anche se non sono attrezzato. Quanti materiali. Quanti. Oh. E non ci andrei adesso a picchiarlo. Pum pum pum. Lo picchierei. Pum pum pum. Lo picchierei. Pum pum pum. Lo picchierei. Una bella torcia qua. Una bella torcia qua. E ce ne possiamo andare. Guardali. Uno qui. E uno qui. Due guardiani, signori. Due guardiani. Comunque abbiamo esplorato veramente. Cioè. L'80% della caverna. Anche il 90%, facciamo, eh. Sicuramente ci sono altri guardiani qua dei punti neri. Perché sono cinque i totali. Ferro sufficiente per fare due porta... Eh... Dobbiamo fare uno di questi. Vabbè, fatto. Abbiamo il ferro sufficiente per fare due portelli. Olla! Oh Vai! Ne mettiamo uno qua e uno qua. Così iniziamo a rimuovere questo e rimuovere questo. Eh, iniziano a cambiare le cose, signori, eh. Anzi, avremmo anche una finestra da aggiungere. Perché no? Perché no? Una bella finestra... E magari visto che sono diverse, io toglierei mh, questa qua e metterei una qua. Anzi no, la metterei qui e qui. Perché no? Perché poi lì mi mancherebbe il muro, questo qua. Sì, sto combinando un po' un casotto, lo so. Mi mancherebbe questo qua. E ok. Mm. Non è bello bello, eh. Però, meglio di niente. Vai! Vediamo un po' se usciamo. Ce la fa? Non ce la fa. Così sì, però. Così dovrebbe farcela. È rosso perché mancano i portelli. Eh, beh, non è male, dai! Non è per nulla male. Ma se io tocco la finestra, me la cambia? No! Ok. Mancano le... i portelli. Dovrebbe avermeli fatti. Eccoli qua, i due portelli. Uno qui e uno qui. E abbiamo rinforzato tutto. Mamma mia, come sto? Andiamo a vedere qua a che punto siamo. Abbiamo quasi finito. Abbiamo quasi... Beh, ragazzi, andiamo a fare il muro. Il muro. Ne possiamo fare un bel po'. E andiamo anche a completare tutto. L'albero ginecologico. Wow, abbiamo sbloccato la cucina avanzata, l'arredamento specialistico e la costruzione della ferrovia. Ragazzi, allora, forno grande, botte di vino, tè, birra, stufato. Letto di lusso, Tavolo con tovaglia, armadio di vetro, divano e il totem. Ruota metallica, vagone, binari, scambio ferroviario e carbone. Tutto quello che vedremo nel prossimo episodio. Un bacione e un abbraccio da Newcase in anni. e tutto. Abbiamo un nuovo compito. Abbiamo un nuovo compito. Eccolo qua. 25.000 k 25k di. I vagoni su rotaie possono trasportare orizzontalmente. Ok, bisogna costruire una piccola e mini ferrovia. Ma tutto nel prossimo episodio. Prossimo episodio, ragazzi, sui treni. Un bacio e un abbraccio. Un pollice in su, condividete e commentate. Ciao a tutti.